Un'Italia che immagino è un'Italia onesta, vera, che ricorda il suo passato e guarda verso il suo futuro. L'Italia che immagino è un posto dove il figlio di un sindaco è uguale al figlio di un disoccupato. L'Italia che immagino è un'Italia che impara dagli errori, che appartiene a chi lo abita e non a chi lo governa. L'Italia che immagino ha per madre la storia, per figlio il progresso e per sorella la verità. Nell'Italia che immagino, chi paga le tasse non è un fesso. L'Italia che immagino è cosciente della propria forza e non ha paura della propria bellezza. L'Italia che immagino è un sogno da vivere, ma solo da svegli. È una madre in dolce attesa, è un posto in cui il cambiamento è l'abitudine. L'Italia che immagino non ha timore di aprire gli occhi di fronte ai suoi difetti. Per l'Italia che immagino, un morto sul lavoro ha la stessa dignità di un morto in guerra. Nell'Italia che immagino, la giustizia è un punto di partenza e non di arrivo. Nell'Italia che immagino, chi alza la voce e apre gli occhi non è una spia, né un facinoroso, né un fazioso. L'Italia che immagino è un paese nel quale chi parla di politica nel vero senso della parola ha molto più valore dei saltimbanchi che farneticano in TV. L'Italia che immagino è un posto dove chi non è cittadino non può votare, ma anche dove chi non vota, pur potendo, non è considerato cittadino. Nell'Italia che immagino, il giornalismo è il cane da guardia del potere e non il cane da compagnia. Nell'Italia che immagino, i morti del Vajont, di Piazza della Loggia, di Bologna, di Piazza Fontana, gli operai della ThyssenKrupp, i morti di tutte le ingiustizie hanno voce e gridano a squarciagola la loro necessità di poter riposare in pace sotto una coperta di giustizia. L'Italia che immagino è quella dell'informazione di Biagi e di Montanelli. È quella del coraggio e della forza di Impastato e di Don Ciotti. È quella del teatro di Paolini e di Giulio Cavalli. È quella della giustizia di Falcone e Borsellino. L'Italia che immagino è un paese che, pur dilaniato da mille fronti, diviso, controverso, trae dal valore la consapevolezza e, stringendo i denti, guarda in avanti. Perché questo avvenga è fondamentale che nessuno si senta in seconda linea. Nessuno si sente escluso né un personaggio secondario, né tantomeno una comparsa. Ognuno può essere protagonista con il suo pezzetto di questa difficile e a volte dolorosa, ma meravigliosa e unica storia d'amore.